Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ora, mi sono arrivate tante domande su Direct ultimamente, non so esattamente perché, sul discorso di come gestire, come far partire un'attività di coaching, qualche tip, qualche consiglio in generale per chi vuole iniziare a far coaching. Io non ho strategie di marketing da darvi o strategie specifiche, di questo ho già parlato, non so assolutamente... O meglio, non mi sento di darvi dei consigli mettendomi in cattedra da questo punto di vista. Sono tematiche che non ho affrontato. La nostra attività di coaching, magari ne parleremo in delle storie, in dei video, è nata e è andata semplicemente senza chissà quali menti o strategie dietro. Però quello che posso fare è darvi dei consigli spassionati che mi vengono in mente. Quindi l'idea che avevo era di dedicare alcuni video ad alcuni consigli da dare a voi altri preparatori e magari chissà anche a chi viene seguito durante un percorso di coaching per qualsiasi cosa, e fatemi sapere se può essere un discorso interessante. Anzi, nello specifico, scrivete qua sotto nei commenti delle domande che avete su questo argomento, perché davvero non saprei bene da dove partire. Però visto che mi sono arrivate tante domande su Direct e anche sui Q&A che normalmente faccio su Instagram, perché no? Dedicarci qualcosa. La prima cosa che mi è venuta in mente è condividere con voi come credo, o meglio, come io mi trovo meglio a lavorare come preparatore, quindi come abbiamo impostato il nostro discorso di coaching, perché veramente spesso mi viene chiesto se utilizziamo dei programmi particolari, dei file Excel magari, oppure se come impostiamo il rapporto con i clienti, tutte queste cose qua che credo che all'inizio un preparatore e un ragazzo che inizia in questo settore, una ragazza logicamente, non sappia bene come gestirsi. Quindi vi dico semplicemente quello che abbiamo noi imparato. Allora dunque, noi abbiamo iniziato con un coaching che è la modalità che tuttora utilizziamo e che preferiamo in assoluto, che è un coaching a 360 gradi, ossia quello che noi crediamo sia meglio in generale è dare il massimo, logicamente, è dare una presenza massima per le persone. Quindi sostanzialmente il nostro coaching funziona su due canali differenti. Un primo canale è il canale per mail, che è un discorso semplicemente organizzativo e di responsabilizzazione anche dell'atleta. Quindi io voglio che l'atleta ci si metta un attimo per mail e con una certa cadenza mi mandi un report preciso secondo una certa schematica. Questo è importante per appunto responsabilizzare l'atleta, che ha le sue scadenze, deve lavorare in una certa maniera e deve essere preciso, perché io parto dal presupposto che se un atleta non è in grado di mandarmi una mail, in questo caso noi la chiediamo ogni due settimane, mandarmi una mail e semplicemente manda aggiornamenti random, uno, io non lavoro bene, perché con gli aggiornamenti random ti rispondo sul momento, vediamo le cose sul momento, ma poi io ho bisogno di stare al computer, avere un recap, avere la tua cartella aperta, vedere tutto quanto e ragionare su quello che mi dici e ragionare su quelli che sono i tuoi programmi e rimandarteli di conseguenza. E se non sei in grado di fare una cosa del genere, non stai facendo l'atleta. Quindi per me, e con me personalmente, di nuovo, anzi non voglio che questo video sia un come deve essere il coaching, per carità, è il mio punto di vista personale, ok? Questo ci tengo a chiarirlo sin dall'inizio, però con me non c'è modo assolutamente di collaborare, 0000. E negli anni ci sono stati un sacco di ragazzi che hanno iniziato a non mandare il report, a mandarli in ritardo e fuori, semplicemente. A me se non arriva il report io non lavoro, se mi mandi comunicazioni buttate là eccetera ti dico scrivimi nel report, mandami il report e lavoriamo, ti dico quello che ti devo dire sul momento, però devi mandarmi il report, se non mi mandi il report non si lavora, questo è. E ci deve essere rispetto anche nei miei confronti, come io porto rispetto per l'atleta, e se l'atleta non ha il rispetto minimo di mandare un report con una certa frequenza, non si fa. Ora, il report, dicevo, io lo chiedo ogni due settimane. Perché questo? Perché un microciclo in generale per me ha una durata circa di due settimane. Non mi piace lavorare con una split settimanale fissa, ma in genere split sono su due settimane, le vado a impostare, oppure scisse dalla settimana. Quindi ho bisogno che il ragazzo mi finisca logicamente tutte le rotazioni. Parlo del ragazzo perché Giorgia si occupa delle ragazze, io mi occupo del ragazzo. E questo è un altro consiglio se fate coaching con la vostra compagna, che è secondo me un salvavita. Non voglio fare generalizzazioni, questo perché i ragazzi con i ragazzi funzionano. Le ragazze coach con i ragazzi funzionano benissimo, ma l'unico modo per seguire una ragazza, veramente entrare nella sua mentalità, secondo me è da parte di una ragazza che sia sensibile, che sia empatica, perché
io lo vedo, la differenza dei report che mandano i miei ragazzi e i report delle ragazze di Giorgia sono totalmente differenti, sono due modi di lavorare totalmente differenti. Ok, chiusa parentesi, dicevo, il ragazzo ha bisogno che mi faccia e mi completi almeno tutte le rotazioni del mio microciclo, perché sennò non ho un report su cui basarmi, quindi normalmente lo chiedo ogni 2 settimane. In questo momento lo sto chiedendo un lunedì sì o no, molto semplicemente. Lo chiedo sempre il lunedì perché io logicamente ho bisogno di tempo per lavorare su tutti i programmi, per rinviarli all'atleta, l'atleta ha bisogno di tempo per leggerli e per mandarmi i dubbi e le domande indietro, che io chiedo sempre per bullet point, anche consiglio pratico, in questo modo io nella mail semplicemente sotto ogni domanda rispondo in grassetto, quindi è più comodo per entrambi, e io ho bisogno di tempo per rispondere a tutti i dubbi eccetera, quindi tra una cosa e l'altra c'è tutto il tempo a disposizione per l'atleta per avere tutto pronto per partire. Quindi altra cosa che vi consiglio: non iniziate a chiedere il report a fine settimana, la domenica eccetera, perché dovreste fare tutto di corsa, e io personalmente non so come è possibile rispondere a un report nel giro di 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, se ci sono delle modifiche da fare per quanto riguarda i programmi. Tra l'altro noi i programmi li facciamo romanzati, quindi non è una tabella panca piana 4x8, questo è tutto romanzato, un esercizio è spiegato nel dettaglio in maniera romanzata proprio per far capire all'atleta tutto quanto e scansare qualsiasi tipologia di dubbi. Ora, ci ho detto, questo è il canale del report. Io al report personalmente chiedo il trend del peso, c'è un file Excel che mando agli atleti, e gli atleti mi devono compilare e allegare ogni volta i feedback in generale su tutto quanto, e le foto frontale, laterale, posteriore, per gli atleti agonisti le foto in posa, quindi tutte le mandatori più le semirilassate. Ora, a parte il canale tramite WhatsApp, io personalmente utilizzo WhatsApp, in cui chiedo all'atleta feedback tutti i giorni sostanzialmente, ovviamente senza fretta, senza stress, se il giorno non posso mandarmeli non c'è problema, però normalmente quello che è comodo per molti è mandarmi feedback dopo l'allenamento. Messaggi audio vanno benissimo, video delle esecuzioni super 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 utili, in modo che posso vedere esattamente tutto quanto nel dettaglio e correggere eventuali cose che vanno corrette nei limiti di quello che si può fare per video ovviamente, e feedback scritti su veramente qualsiasi cosa, anche affari personali che mi fanno capire come gestire delle cose. E logicamente il vantaggio di questa comunicazione su WhatsApp è il fatto che posso sistemare e possiamo aggiustare tutto quanto sul momento, in corso d'opera, senza dover aspettare report eccetera. Quindi questa è la modalità di coaching con cui noi lavoriamo, ci troviamo meglio. Se ci sono modifiche da fare sull'allenamento al volo si fanno, se ci sono modifiche in corso si fanno, però generalmente è tutto fatto partendo dal report. Quello di cui ci siamo accorti negli anni è che molte persone non avevano bisogno di questo contatto su WhatsApp, o meglio non lo utilizzavano granché, erano per lo più indipendenti, gli servivano programmi, andavano, magari avevano delle vite piuttosto piene, non avevano tempo o neanche voglia magari di sentirmi sempre, di nuovo gli serviva semplicemente il report, e quindi da là abbiamo creato un altro pacchetto. Poi io detesto chiamarli pacchetti, non so realmente, abbiamo dato dei nomi differenti, cioè quello con WhatsApp abbiamo chiamato team agonistico, perché è sostanzialmente quello che richiediamo comunque a chiunque voglia fare l'agonista e andare in gara, e l'altro coaching normale, però sono sicuro che dovremmo trovare dei nomi un po' più chiari e diversi, però siamo tragici per questo, e quindi semplicemente una modalità di coaching che funziona soltanto tramite report. Ora, uno dei primi problemi che ci è successo nel momento in cui abbiamo differenziato in questi due pacchetti tra virgolette è stato che molte persone sceglievano il pacchetto coaching e poi iniziavano o a scriverci su direct, continuazione, o a mandarci 37.000 mail in più oltre a quelle del report, oppure addirittura nella mail del report iniziavano a scrivere tutto quello che avrebbero dovuto normalmente scrivere su WhatsApp, compreso, è successo una persona che ha aperto un canale YouTube e ha messo ogni video di ogni serie, di ogni esercizio, di tutte e due le settimane, pretendendo che correggessi tutto quanto. Allora, io vedo che in Italia c'è sempre un po' difficoltà e imbarazzo nel parlare di soldi, però voglio darvi questo consiglio: se siete dei professionisti dovete, uno, essere retribuiti il giusto, quindi chiedere quanto valete, se fate un qualcosa che vale tanto chiedete tanto, punto, questo è. Due, non dovete essere imbarazzati nel chiedere e parlare di soldi. Noi su questo, anche per un discorso di contabilità e gestione della contabilità, che in questo momento abbiamo assunto una persona solo per stare appresso a questo discorso della contabilità, compresa ovviamente tutte le altre attività, quindi Rhino Athletics, Rhino Nation, eccetera, eccetera, dobbiamo essere super precisi e super chiari.
Io vedo molti colleghi che non ne parlano perché hanno paura a parlarne, perché fa male parlare di soldi, perché sembra che sei penale, eccetera, che si lamentano perché non vengono pagati, perché i ragazzi fanno consulenze, fanno cose e non pagano dopo, rubano tempo e non pagano, sono in ritardo con i pagamenti, eccetera. Questa è una cosa super super comune. Noi in questi siamo molto stretti, non perché siamo venali, ma perché semplicemente portando noi rispetto alla persona, portando noi rispetto all'atleta e mettendoci veramente tanto impegno per seguire una persona, vogliamo che ci sia altrettanto rispetto. E se non si è precisi con il discorso pagamenti o si cerca di pagare meno a tutti i costi, non c'è rispetto nei nostri confronti, e quindi a priori, non per un discorso economico eccetera, però a priori non c'è motivo di collaborare. Ora, il discorso del coaching era proprio questo, nel senso che molte persone sceglievano il coaching e sostanzialmente tutti questi modi, scriverci su direct, alt mail eccetera, portavano al dire non mi sento seguito oppure ho bisogno di sentirti più spesso, e io semplicemente dicevo ok, se hai bisogno c'è quest'altra modalità, che è la modalità che sceglie chi ha bisogno di essere seguito di più. E logicamente le persone non volevano, per il semplice fatto che non volevano pagare di più, e la cosa che dicevano è mi sento poco seguito. E l'esempio che ho sempre fatto è questo: è come se tu andassi dal McDonald's, ordinassi un Happy Meal per bambini, piccolissimo, e ti lamentassi che le porzioni sono piccole al McDonald's. Non è così. Se tu vuoi mangiare tanto, c'hai il Big Mac, ci sono due Big Mac, ti puoi fare scofanare il mondo. Se ordini una porzione per bambini, la porzione sarà piccola. Se ordini la più piccola, non puoi lamentarti delle porzioni più piccole. Quindi, allo stesso modo, se scegli una modalità di lavoro con me che prevede di sentirsi con un report ogni 2 settimane, non ti puoi lamentare che non ci si sente più spesso, semplicemente perché c'è un'altra modalità in cui ci si sente più spesso. E credo che sia un discorso logico. Per fortuna è un discorso che è andato a sciamare nel corso degli anni, però anche qua il consiglio che posso dare a tutti i preparatori: siate ferrei, perché io vedo tantissimi colleghi che si lamentano tanto di tutto questo discorso che non si possono chiedere soldi, che se si parla di soldi subito il cliente, tra virgolette, l'atleta si indispone, ah sei venale, ah di qua, di là, stai sempre a pensare soldi o cose del genere, o che persone che non vengono pagate o vengono pagate tanto in ritardo. Io consiglio vivamente dal profondo del cuore tutti quanti di essere ferrei in questo, perché si tratta di gettare dei presupposti professionali di collaborazione. Ricordate sempre che il rapporto coach-atleta non è un rapporto amico-amico. Non sono il tuo bro, non sono tuo fratello che ti accompagna in gara, non sono quello che ti dà qualche consiglio e che ti dice bro spacchiamo, prendiamo la pro card, eccetera. Io sono un professionista da cui tu vai e chiedi un servizio. Questo. Poi è un servizio che è molto penetrante, si crea un bellissimo rapporto, però dovete essere sempre in grado di distinguere il rapporto professionale da quello d'amicizia. Noi abbiamo tanti ragazzi che seguiamo che sono venuti anche al nostro matrimonio, tanti ragazzi che noi vediamo fuori dal discorso coach atleta, quando siamo a cena fuori siamo amici e non si parla di lavoro. Questo chiedetelo a chiunque. Quando siamo fuori non mi parlare delle tue schede, non mi parlare di questo o quest'altro, perché in questo momento sono un tuo amico, sto a cena fuori, mi sto rilassando. E le stesse persone, se si comportano male sul discorso atleta, non fanno qualcosa oppure non mandano il report eccetera, mi incazzo come una iena senza problemi. Non mi importa che sei un mio grandissimo amico eccetera, perché ti dico, non collaboriamo più da questo punto di vista, siamo sempre migliori amici, ci vediamo a prenderci una pizza, ci prendiamo a prenderci un hamburger, sono in preparazione, non vedo l'ora di ritornare, però come coach atleta non collaboriamo più, perché mancano i presupposti. Quindi un consiglio vivo: siate ferrei in questo. Ora, l'ultima modalità di lavoro che noi abbiamo sviluppato, perché semplicemente abbiamo visto che c'erano persone che avevano bisogno semplicemente di un piccolo input, e allo stesso tempo noi siamo saturi in questo momento con il coaching, quindi ovviamente centelliniamo le persone che possiamo seguire, perché di nuovo abbiamo un range di attività molto più ampio, e il coaching lo facciamo perché ci piace farlo, quindi voglio che tutte le persone che seguo mi diano gioia, voglio che il momento in cui ricevo il report sia un bellissimo momento della giornata, e così è, ok? Quindi se viene a mancare questo presupposto, per me è finita. Assolutamente. Quindi trovate sempre gioia in quel che fate e fate in modo che quel che fate vi dia sempre gioia. L'ultima modalità è quello che abbiamo definito un programma spot, ossia semplicemente una persona viene, si fa una consulenza e nel momento in cui si fa la consulenza si redigono quello che è un programma che la persona può tenere in maniera indefinita con delle piccole variazioni, dei piccoli spunti, e poi eventualmente ci si risente ogni tot, però tutti si esaurisce in questa consulenza nei programmi successivi, quindi ovviamente qualche domanda dopo eccetera, però non c'è poi un contatto come avviene nel coaching o nel pacchetto agonistico tra virgolette.
Per quanto riguarda la modalità proprio di gestione, chiediamo innanzitutto di scriverci per mail, sempre per le richieste coaching, poi là chiediamo un'introduzione della persona con foto e tutto il resto, se ci sono dei buoni presupposti per collaborare fissiamo un appuntamento su Google Meet, Skype, quel che è, per parlare tutto quanto e fare una seconda anamnesi, segnarci un po' tutto quanto. A questo punto chiediamo ulteriormente una terza anamnesi scritta, in modo da avere comunque tutta una serie di altre informazioni che ci servono per iscritto, in questo modo sia quando faccio i programmi la prima volta sia in qualsiasi momento posso tornare a leggerle. E da là si parte con il coaching, quindi questo è un piccolo insight su come funziona e come potete eventualmente gestirvi. Ragazzi, nuovo un video, sinceramente non riesco a farli più schematici di un tot, semplicemente vi dico quello che mi passa per la testa, ma se avete domande nello specifico fatele qua sotto nella sezione commenti, sarò lieto di rispondere o dedicare un altro video in merito. E detto questo, niente, vi rimando al prossimo video, semplicemente così.